Andrea Piccioni, vicepresidente dell'Associazione Contesa della Margutta, siete arrivati alla 18ª edizione di questa manifestazione che cresce sempre di più e riscuote sempre più successo. Sì, quest'anno abbiamo cercato di allestire un programma piuttosto sostanzioso per cercare di migliorarci sempre di più. Ormai la nostra manifestazione è diventata maggiorenne, essendo alla 18ª edizione. Questa sera abbiamo questa meravigliosa cena medievale, questo banchetto medievale con tantissimi spettacoli. Domani sera avremo il borgo medievale. Speriamo di riuscire a riscuotere sempre più successo, soprattutto per il pubblico, perché noi facciamo questa cosa non solo per Coridonia ma soprattutto per tutti i cittadini della nostra bellissima provincia e anche da fuori se ci vorranno venire a trovare. Siamo con Nelia Calvigioni, sindaco di Coridonia, anche lei in abito d'epoca per la contesa della Margutta. Sicuramente è d'obbligo, ormai siamo alla 18ª edizione, importantissima per la nostra città, quest'anno ancora di più perché coincide con i nostri santi patroni Pietro e Paolo. Certamente la nostra storia è importante, è nata più di 2000 anni fa, noi vogliamo rievocare questo periodo del 1400, del Medioevo, ma sicuramente il nostro passato serve pure per il futuro, le nostre realtà nobili questa sera le raffiguriamo per poi magari riportarci nella nostra Coridonia giovane e dinamica. Un modo per rievocare la storia ma anche per far conoscere questa città a persone di altri paesi, abbiamo visto le artiste di Forlì. Sì, abbiamo tante realtà di artisti di strada, persone che si interessano tutto l'anno di queste rievocazioni storiche. Abbiamo degli amici che sono venuti anche dai comuni vicini del Maceratese e non solo, ma sicuramente serve anche per far conoscere la nostra realtà storica. Oggi ci troviamo in questa piazza tra l'architettura moderna, ma vediamo alle nostre spalle la nostra bellissima chiesa di San Francesco. Domani faremo il borgo delle vie del nostro centro storico per finire poi il 30 di giugno al nostro ippodromo unico nelle Marche per poi la disfida della Margutta con il cavaliere che cerca di infilare questa Margutta come era all'epoca. Certamente saranno 10 giorni intensi di sempre ogni anno rinnovati e dove partecipano tante realtà, le nostre contrade, ma tante persone volontarie, tanti giovani, vedremo una nostra squadra di tamburini veramente giovanissimi, altri arcieri, ma vedremo tante realtà, non solo marchigiane, anche di altre regioni. Dunque quando mettiamo insieme più realtà per noi è anche una forma di crescere per la nostra città, per il turismo.